Reporter Nuovo, la testata della Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università Luis Guido Carli, oltre a una sezione online e a due edizioni radiofoniche e televisive, pubblica un quindicinale cartaceo a colori di almeno 22 pagine. Il periodico, disponibile in rete in formato PDF, è collocato di spalla sull'home page del sito di Reporter Nuovo. 8 persone attorno a un tavolo, con un caffè bollente tra le mani e i giornali del mattino sotto gli occhi. Prende vita così il periodico cartaceo della redazione di Reporter Nuovo, nato dalle proposte dei praticanti sotto l'attenta supervisione del tutor Alberto Giuliani. Ognuno propone un argomento e ogni giorno tutti pronti a riferire lo stato del pezzo al caporedattore per eventuali correzioni. Mi sto occupando di un reportage che su Cuba, su come vive la popolazione oggi sull'isola dopo le riforme di Raul Castro, e ho raccolto delle testimonianze durante il mio ultimo viaggio appunto a Cuba. I redattori lavorano da soli, verificando le fonti e cercando di dare vita a un testo che parli, o in coppia, sfidando gli attriti e i rischi del lavoro in tandem. Intervistano esperti e contattano le fonti, poi cominciano a scrivere gli articoli. Ma nelle due settimane in cui i giornalisti sono alle prese con il periodico, non tutto è fatica. Puoi scrivere un pezzo lungo, argomentato, cercando anche di andare oltre il materiale dell'agenzia o delle dichiarazioni, e quindi ecco, cioè, è anche divertente e dà anche soddisfazione. Alla fine, dopo ore passate con lo sguardo fisso al PC o per le strade di Roma a raccogliere notizie, ecco il frutto di tanto lavoro. Il giornale sul tavolo della redazione è pronto per essere sfogliato e letto con attenzione dalla prima all'ultima riga. Tra i praticanti è il momento dei complimenti reciproci. Per oggi il lavoro è finito, domani si ricomincia. Il giornale non può attendere.